Verrò sempre a vedere l'Avellino. Sono 50 anni con mio marito che vengo a vedere la partita e non mi faccio niente. Le sta scappando la lacrima? Sì, penso proprio di sì. Il dolore c'è ancora, insieme alla rabbia, all'amarezza, all'assoluta incredulità. Il 31 luglio sembra ieri e guardare avanti è ancora difficile per i tifosi dell'Avellino che tutto immaginavano tranne che passare una mattinata di fine agosto in fila sotto il sole per chiedere il rimborso degli abbonamenti. Quella B resta uno scippo, una ferita dell'anima che sanguina ancora. E veramente sì, non mi è mai capitato una cosa del genere. Ho 65 anni, seguo l'Avellino da quando ne avevo 12, quindi ci sono state altre cose, ma questa proprio, il rimborso dell'abbonamento, un abbonamento fatto e non dato, una retrocessione, siamo amareggiati. Da quando avevo 7 anni. Da quando avevi 7 anni, questa è stata una delle più grandi delusioni da tifosa che hai vissuto. Per come è arrivata sì. Peggio, penso che sia un po' peggio di quella di Pugliese. Io non ci posso pensare, se ci pensiamo siamo troppo male, ma è una cosa mortificante proprio. E vedendo le altre squadre che giocano in campionato di Serbia e noi a fare la fila qua a chiedere l'elemosina all'ex presidente, speriamo bene in De Cesare, io spero che in tre anni raggiungiamo il nostro obiettivo che sarebbe la Serie B. Finalmente avevano sottoscritto per Montevergine, il primo giorno che fu aperta la campagna abbonamenti. 48 anni che faccio abbonamenti, 48 anni. L'ho seguita anche in Serie D l'altra volta e adesso stavamo dicendo con la signora, speriamo che non è un giochetto che fanno... Dopo tanti anni con lo stesso discorso, e poi carta e poi i soldi non ci dà. Ritornare di nuovo, ma speriamo bene. In 48 anni aveva mai visto una cosa del genere? Mai. Io pure so anni, ho seguito la Serie A, ma proprio una cosa incredibile. Quando è stata fatta? Veramente una tristezza oggi, una tristezza incredibile. All'amarezza non c'è limite per questa amarezza, purtroppo è una delusione e non ci saremmo mai aspettati. Ho avuto l'impressione che l'Avellino si stesse aspettando al varco, perché formalmente non si discute che, però è come se a un certo punto si condannasse a morte per rubare la mela a una persona, la stessa cosa. Oppure uno ha un debito, paga in dollari anziché in euro, e viene, ma perché mi ha pagato in dollari? Cioè, nella sostanza, così come ha detto l'avvocato Lentini, l'avvocato Chiacci. 5, 4 a casa e uno di mio genero, eccoli qua. Tutti curva? No, tribuna di Erminio e tribuna Montevergine. Quindi in tutto quanto ha speso più o meno? 500 di spreuvo. Li riavrà questi 500 euro? Me lo auguro, sono amen, che devo dire? Tornando indietro, è andata come è andata, guardiamo avanti, come le sembra questo Avellino di De Cesare? Io sono abituata, mi conosci e non giudico mai prima di vedere all'opera nessuno. In Serie D, così da ricominciare con calma, senza avere neanche fretta, anche perché in Lega Pro non faremo granché. Per il resto bisogna solo portare pazienza, l'abbiamo già fatto 9 anni fa, lo ripetiamo anche adesso, non è un problema. Tutto uno poteva pensare tranne che era al 27 agosto davanti allo stadio a chiedere il rimborso degli abbonamenti. Infatti pensavo già fosse iniziato il campionato, il nostro campionato, quello bello, però per me va bene così. Seguirai anche in D la Avellino? Assolutamente sì, indipendentemente da culo o non da culo, perché a me non mi interessa più ormai. In molti non credono al rimborso e lo dicono senza piedi sulla lingua. No, per me no, perdiamo solo tempo con Taccone. Il problema è che sta ancora speculando sull'Avellino e ancora non si fa da parte. Anche per lo stadio, no? Sai? Anche per lo stadio sta speculando, purtroppo. Siamo vittime. E per quanto riguarda l'accredito degli abbonamenti, penso che i tempi saranno molto lunghi. Penso che li prenderemo, però si allungheranno moltissimo i tempi. Quindi non ci sarà il tempo per prendere il nuovo abbonamento con i soldi del vecchio? No, sicuramente no. Ci dica la data entro cui ce li rimborserà. C'è chi è in fila con il cane, chi invece aveva sottoscritto per la prima volta nella sua vita l'abbonamento all'US Avellino. Sì,
Era il primo abbonamento che avevo fatto. E... Fortunatissimo. Sì, purtroppo. Lo rifarai, papà te lo rifà anche in Serie D, quale sarà la categoria? Vediamo. Se rimborsano, vediamo. L'attesa ai botteghini dunque è lunga, ma la speranza nel domani resta tanta, perché l'Avellino si segue davvero in qualsiasi categoria. Sempre, anche in Serie N si ti fa l'Avellino. Sempre.